Dal libro Viaggiare in giallo, edito da Sellerio nel 2017, il racconto di Alicia Jiménez Bartlett, un vero e proprio viaggio. Quello strano caso originò un'accesa discussione con il mio assistente, il vice ispettore Garzon. Non c'era argomento al mondo su cui la pensassimo allo stesso modo e anche quella volta non ci smentivo. Io detestavo viaggiare e a lui invece piaceva. Per me il viaggio aveva perso tutta l'aura romantica che poteva aver avuto in passato. Da giovane ero entusiasta di visitare altri paesi, poi le ripetute delusioni avevano spento ogni mia velleità. Con questo non voglio dire di non essere stata in posti molto belli e interessanti. Quello che non sopportavo era il modo di viaggiare. Forse nella mia mente c'erano troppe fantasie letterarie. Immaginavo treni che attraversavano la steppa siberiana, mentre io, accanto al finestrino, alzavo distrattamente lo sguardo dalle pagine di un libro per contemplare distese desolate e mi concedevo di tanto in tanto un calice di champagne. La realtà mi ha dimostrato che l'esperienza del viaggio non ha nulla di sublime. Viaggiare è diventato un volgare fenomeno di massa. Aeroporti sovraffollati dove si viene imbarcati come capi di bestiame, code interminabili, gruppi di turisti che bivaccano dappertutto e un signore grasso seduto nel posto accanto al tuo che risolve Sudoku e mastica di continuo tutte le porcherie sintetiche offerte dalla hostess. Una via crucis insensata, al termine della quale, per lontano che tu vada, ti ritroverai sempre circondato dai tuoi connazionali, quando non dagli abitanti del tuo stesso quartiere. Fermín Garzón, ovviamente, non era del mio avviso. Da quando aveva raggiunto l'agiatezza borghese, grazie al matrimonio con Beatrice, i viaggi rappresentavano per lui una felice novità e se li godeva con passione. Lei rischia di fare la muffa, ispettore, mi disse quel giorno. Viaggiare è una cosa che apre lo spirito e allarga le conoscenze. Se non le piace l'aereo, può sempre viaggiare in nave. Con Beatrice abbiamo fatto crociere meravigliose. Si immagini di avere una nave enorme a sua disposizione, dove può fare tutto quello che vuole. Cenare ogni volta in un ristorante diverso, prendere il sole, andare in palestra, nuotare in piscina. E poi ci sono le serate. Io mi sono sempre divertito da matti. Che incubo, sciocchezze. E poi l'aereo non è così spaventoso. Io mi stupisco ancora come un bambino ogni volta che mi ritrovo così lontano da casa dopo un volo di poche ore. L'inverno scorso siamo stati 15 giorni a Santo Domingo, una magia, quei paesaggi paradisiaci dopo il traffico di Barcellona. Il nostro albergo era proprio sulla spiaggia. Non siamo praticamente mai usciti. Bicchieri di piña colada in riva al mare, musica latina, un bar dove puoi ordinare da bere con l'acqua fino all'ombelico. Ah, è stato magnifico. Ho staccato così tanto dal lavoro che rivedere l'agente Dominguez al ritorno mi è sembrata un'allucinazione. Beh, se mi parla di Dominguez non faccio fatica a crederlo, risposi. Non provai neppure a dirgli che dove lui aveva fatto una vacanza da sogno, io avrei pensato tutto il tempo alla miseria in cui vivevano gli abitanti del posto. E ancor meno osai rivelargli l'idea che mi ero fatta di quel bar semisommerso che a lui era tanto piaciuto. Un mucchio di pensionati semialcolizzati riuniti a buttar giù cocktail quasi letali. In realtà non sapevo neppure come fossimo arrivati a quelle divagazioni, mentre ci recavamo sul luogo dei fatti. Il caso che ci era stato affidato aveva in qualche modo a che fare con il mondo dei viaggi, ma i voli intercontinentali e le navi da crociera erano ben lontani dalla modesta realtà che ci attendeva. Il viaggio che ci avrebbe occupati non si era spinto oltre Girona ed era avvenuto su un comunissimo autobus di linea. Nessuna avventura, nessun esotismo. Una viaggiatrice, studentessa di medicina, era partita da Barcellona per raggiungere come ogni settimana i suoi genitori a Girona. Aveva caricato il bagaglio ed era scesa alla prima fermata della sua città. Quando era arrivata a casa, aveva aperto la valigia, era rimasta inorridita. Motivo? Conteneva i resti di un corpo umano accuratamente avvolti in sacchetti di plastica. Niente male come peso morto. Era stato il padre della ragazza a chiamare la polizia, dato che lei era in gravissimo stato di shock. Questo era tutto quel che sapevamo al momento. Parcheggiamo davanti alla casa di quella famiglia. Il commissario Coronas, il dottor Becerra e un magistrato ci vennero incontro per aggiornarci.
La faccenda non è per niente chiara, cominciò il nostro capo. Testa e piedi mancano all'appello, ma tutto sembra indicare che si tratti di un uomo giovane. Il giudice ha disposto che i resti vengano trasferiti a Barcellona. Il delitto è quasi certamente avvenuto là. C'è qualche spiegazione di come può essere successo? Domandai. La ragazza dice che qualcuno le ha portato via la valigia e l'ha sostituita con questa. Sostiene che la sua era perfettamente identica. E questo è possibile, secondo voi? Insinuò il vice ispettore. Corona s'alzò le spalle. Sapete come funziona su quei pullman? L'autista apre il bagagliaio 5 minuti prima della partenza. I viaggiatori caricano le valigie per conto loro. Poi salgono dalla porta davanti e comprano il biglietto, se non lo hanno già fatto in stazione. All'arrivo, ciascuno prende le sue cose da sé, non ci sono controlli. Uno scambio è possibile. Ma anche ammettendo che la valigia fosse identica, la ragazza doveva accorgersi che pesava parecchio di più. Non credo che travestiti e altre carabattole si trascinasse dietro l'equivalente di un corpo umano, insistette Fermini. Non solo, intervenni. Se qualcuno voleva liberarsi di un morto, perché prendersi la briga dello scambio? Bastava lasciare la valigia nel bagagliaio e andarsene. E poi, quale assassino poteva sapere che la ragazza viaggiava con una valigia uguale a quella che aveva usato lui per metterci il corpo? Coronas, come un automa programmato per ripetere sempre lo stesso gesto, alzò le spalle. Questo lo lascio scoprire a voi. Il dovere di un capo è distribuire gatte da pelare perché le pelino i suoi subordinati. Ci faremo delle calde pellicette di gatto, allora, sbuffò Garzon. Vedo che la prende con spirito. Come vi ho già accennato, le indagini verranno condotte interamente da Barcellona. Farete tutti i viaggi necessari finché il caso non sarà risolto. La ragazza si chiama Marta. Marta Marzà. Per ora è in stato di fermo. Potete procedere a un primo interrogatorio conoscitivo. Appena avrete finito, un'auto la trasferirà a Barcellona. E niente dichiarazioni alla stampa. Lo sapete che una città come Girona è una cassa di risonanza potentissima. Dobbiamo starci attenti. E vi raccomando, il massimo tatto con i genitori. Sono isterici. È tutto chiaro? Garzone aspettò che il capo si fosse allontanato per dire: io dichiaro qui, non vedo niente. Intanto i colleghi stavano provvedendo a caricare i poveri resti sul furgone della scientifica. Il dottor Becerra non sembrava troppo contento. Non ho disimballato tutto quanto, ma identificarlo sarà dura. Senza la testa non solo non abbiamo una faccia, non abbiamo neppure la dentatura. E poi ho appena intravisto una mano, le dita sembrano malconce. Se gli hanno a braso i polpastrelli, che volete farci? Vedremo. Fino a domani non vi prometto nulla. Non è lo stesso lavorare con una bestia intera o con uno spezzatino. Poteva anche essere meno crudo, no? Osservai mentre lo vedevo salire in macchina. Ah, lo sa come sono questi medici legali, Petra. Sembra che lavorino al mattatoio municipale. Anche il magistrato non fu molto incoraggiante. Vi saluto. Io non c'entro più a questo punto. Trasmetterò la documentazione al collega di Barcellona. Non sapete quanto ne sia felice. Questa storia ha un aspetto spaventoso. Garzon e io ci guardammo rassegnati, ma non eravamo ancora soli. Era rimasta la coppia di agenti a custodia della ragazza. Aspettavano che avessimo finito per portarla a Barcellona, ma prima di vederla dovevamo fare il passo più difficile, parlare con i genitori. I signori Marzà ci aspettavano nel soggiorno di casa. Diversamente da quello che aveva detto Coronas, non sembravano particolarmente isterici, quanto abbattuti, disorientati. Avevano altri due figli più piccoli che erano stati mandati dai nonni. Il padre era direttore di una filiale di banca. Ci venne incontro quasi con curiosità e si rivolse subito a me. Ispettore, è vero che mia figlia è agli arresti? Non era precisamente un buon inizio per una conversazione, ma cercai di fargli vedere le cose sotto una luce migliore. No, signor Marzà, non è agli arresti. Le circostanze consigliano uno stato di fermo per accertamenti, nient'altro. Chiamerò il mio avvocato. Mia figlia ha appena 20 anni, non può essere interrogata in questo modo. Lo chiami se lo ritiene necessario, ma sua figlia non è accusata di niente per il momento. Lei crede che una ragazza della sua età possa fare a pezzi un corpo, impacchettarlo e metterlo in una valigia, ispettore? Davvero lo crede pensabile? Nessuno ha detto che sua figlia abbia fatto nulla di simile. Se vogliamo parlare con lei è per cercare di capire chi può aver messo un uomo fatto a pezzi dentro una valigia identica alla sua, che del resto si è portato via. Tutto questo è assurdo, proclamò Marzà dandosi per vinto. Potrei accompagnare Marta a Barcellona e stare con lei? Domandò la madre. Credo sia meglio che sua figlia venga da sola. È molto scossa. Non si preoccupi, sarà affiancata da una psicologa se necessario.
Le mie parole miravano a tranquillizzarli e forse in un certo modo ci riuscirono. Se non altro sentii che mi guardavano più come una possibile alleata che come una nemica. Passai a qualche domanda sulla composizione del nucleo familiare. Marta era la primogenita, poi veniva una sorella di 2 anni più piccola e infine un ragazzino ancora 14enne. Si autodefinirono una famiglia normale, la madre non lavorava. I ragazzi erano tranquilli e non avevano mai dato problemi. Quando volli sapere della personalità di Marta, mi sentii un po' tesi. Finirono per descriverla come una ragazza indipendente, socievole, forse non eccessivamente studiosa, ma normale, perfettamente normale. L'aggettivo normale deve essere il più usato nelle descrizioni di assassini e psicopatici da parte di chi non li ha mai visti in azione. Non c'è mostro sanguinario nella storia universale della criminalità che non sia stato definito normale. Decisi che forse era meglio vedere la ragazza tra le mura del commissariato. Garzon diede istruzioni agli agenti perché la facessero salire in macchina quando noi ce ne fossimo andati. Nel tragitto di ritorno, la nostra discussione sui viaggi riprese, ma a fini più pratici. Ci dedicammo a fare congetture su quante volte ci sarebbe toccato andare e venire da Girona. L'idea non piaceva troppo a nessuno dei due. E che ormai non sappiamo rinunciare alla vita comoda, Fermin. E tutto sta nell'organizzarsi. La prossima volta saremo più preparati. Lo sa come si mangia bene da queste parti? Girona è culla di grandi cuochi. Qualche proposta in particolare? Ora che mi ci fa pensare, è quasi ora di pranzo. Ma vice ispettore, stanno portando quella ragazza in commissariato. Dobbiamo interrogarla, impostare le indagini. Non le sembra fuori luogo fermarsi per mettersi a tavola? Cosa può esserci di fuori luogo in un'attività indispensabile come nutrirsi? Chiamo quei due e li avverto che abbiamo alcune pratiche urgenti da sbrigare. Aspetteranno. E poi può addirittura essere un bene che la ragazza faccia un po' di anticamera prima di parlare con noi. Che gliene pare? Non era lei a dire che il bello di un viaggio non è dove si va, ma come lo si fa? Fermarsi per pranzo renderà il nostro viaggio un'esperienza speciale. Mi lasciai convincere a uscire dall'autostrada e a raggiungere un ristorantino che conosceva. Ero sicura che il senso di colpa per quella mancanza di rigore poliziesco mi avrebbe rovinato il piacere del pranzo. Ma mi ero sbagliata. Il mio senso di colpa finì sepolto in una tomba di finissimi fagiolini saltati col prosciutto, sotto una lapide di saporitissimo controfiletto di bue al porto. L'iscrizione funeraria diceva: qui giace la colpa, sentimento aberrante e principale nemico delle donne. Con un paio d'ore di ritardo per le urgentissime pratiche da sbrigare e con la piacevole sensazione di aver compiuto un vero e proprio viaggio gastronomico, entrammo finalmente in commissariato. Dominguez ci venne incontro. A quella ragazza che hanno portato abbiamo offerto un panino, ma lei non ha voluto niente. Il senso di colpa tornò a mordere, ma Garzon, che mi conosceva bene, lo neutralizzò dicendo: meglio, così avrà la testa sgombra per l'interrogatorio. Quando la ebbi davanti, mi parve di vedere suo padre. Gli assomigliava moltissimo, gli stessi occhi chiari, lo stesso naso leggermente all'insù e la stessa aria di determinazione che emanava da Juan Marzà. Era seria, ma niente affatto piangente o disperata come mi aspettavo. Mi resi conto che non sapevo da dove cominciare. Ne sparai nel mucchio. Come lo spieghi che ci fosse un cadavere nella tua valigia, Marta? Lei fu rapida, era molto sveglia. Ma quella non era la mia valigia. La mia è piena di macchie e di graffi dappertutto. Sono più di 3 anni che ce l'ho. Quella del morto era nuova, dovevano averla appena comprata. Si vede benissimo. E tu non ti sei accorta della differenza quando l'hai presa dal bagagliaio del pullman? No, era buio. L'ho tirata fuori e me ne sono andata. Non mi sono fermata a guardarla. Che cosa avevi in valigia? Vestiti, la roba da lavare della settimana, scarpe, i libri per studiare. Sarai d'accordo con me sul fatto che un cadavere pesa molto di più? Non ti è sembrata un po' troppo pesante quando l'hai presa? Un po' sì, forse, ma ero stanca. Non vedevo l'ora di arrivare a casa e mettermi a letto. E poi ci sono le rotelle. Ho allungato il manico e l'ho tirata. Com'è possibile che non ci hai fatto caso? Insistette Garzon. Ero mezzo intontita, sul pullman avevo dormito. Quando rientro il venerdì sera sono distrutta, gliel'ho detto. Ero convinta che fosse la mia valigia e me la sono portata via. Cos'altro dovevo fare? Rispondeva in tono aggressivo, ci guardava con sufficienza, come due imbecilli che fanno domande ovvie. Ripresi dall'inizio. Tu hai una spiegazione per quello che è successo? Certo che ce l'ho.
Sul pullman c'era un assassino che ha preso la mia valigia per sbaglio. A quest'ora lui chissà dov'è con le mie mutande sporche, mentre voi insistete su cose che non hanno senso. Quindi per te è stata solo una coincidenza? Ma è ovvio! Cosa credete, che io abbia tagliato a pezzi un uomo per portarlo a casa a farlo vedere a mamma e papà? Qualcuno può aver cercato di coinvolgerti in un delitto che non hai commesso. Questo è un film che ha visto lei? Garzon perse la pazienza. Fai il favore di parlare all'ispettore con un po' di rispetto. Non siamo qui per giocare. È stato commesso un omicidio e il cadavere era nella tua valigia. Quella non era la mia valigia, gridò lei. Io riconosco i metodi della polizia. Voi state cercando di confondermi, volete cogliermi in contraddizione e far ricadere su di me la colpa di una cosa che non ho fatto. Se questi sono i film che vedi tu, sarà meglio che cambi canale, replicò il vice ispettore vendicativo. Ripresi le redini del discorso, abbassai la voce e le parlai con calma. Ti viene in mente qualcuno che potrebbe avere interesse a danneggiarti? Qualche nemico personale? Prevedendo un'altra sbruffonata delle sue, la avvertii. Pensaci bene. È vero che qualunque cosa tu dica può essere usata contro di te. Si morse la lingua e scosse la testa con decisione per farmi segno di no. Continuai. Pensa bene ai tuoi amici, a tutte le persone che conosci. Hai il ragazzo? Non ho il ragazzo e non ho nessun nemico personale. Chi crede che frequenti? Dei malavitosi? Consumi droghe? Certo che no, posso andarmene? Va bene, adesso verrai interrogata da un giudice. Lui ti dirà se puoi andare a casa e a quali condizioni. Uscì, indispettita, quasi collerica. Mi voltai verso il vice ispettore. Lei crede alle coincidenze? Moltissimo. Credo anche alle streghe e agli elfi, rispose, fedele alle tradizioni della sua terra. Marcos, mio marito, mi aspettava per cenare. Aveva preparato un arrosto che aveva tutta l'aria di essere una delizia e che purtroppo non mi sentivo di assaggiare. Sono stata a pranzo fuori con Garzon oggi e devo ammettere che abbiamo un po' ecceduto. Festeggiavate qualcosa? No, figurati. Eravamo di ritorno da Girona per una cosa di lavoro e lui ha voluto fermarsi a tutti i costi in un ristorante. Dice che solo così il viaggio diventava un vero viaggio. Non capisco. Una scusa come un'altra per rimpinzarsi. Conosci le debolezze del mio adorato collega? Sorrise e rimase pensieroso. Poi esclamò. Certo che sei fortunata, Petra. Sarà anche un mestiere terribile quello che fate, ma con il vice ispettore vi siete costruiti uno spazio tutto vostro, pieno di idee originali. Tu credi? Moriremmo se non fosse così. Ci hanno assegnato un nuovo omicidio, senza movente, senza indiziati, senza una logica né una ragione apparente. Dici sempre così all'inizio di un'indagine. Quell'osservazione mi dispiacque. Il matrimonio è una cosa terribile, pensai. Quando Garzon dimostrava di conoscermi fino in fondo, ne ero lusingata. Quando capitava che lo facesse mio marito, mi sentivo criticata. Dici sempre così, fai sempre così, ero così prevedibile. Vivere con me stava diventando noioso. Era questo il senso della sua frase? Forse no, forse voleva solo rincuorarmi. Mi versai un dito di whisky per fargli compagnia mentre cenava. Forse potevo dirgli che la vittima del nuovo caso era stata fatta a pezzi non molto più grossi dell'arrosto rimasto nella teglia. Chissà che questo non restituisse alla mia figura un che di sorprendente. Forse una cosa simile non l'avevo mai detta. Preferii rinunciare a quell'opportunità in nome della serenità domestica. La mattina dopo, al mio arrivo in commissariato, appresi che il giudice aveva rilasciato Marta senza iscriverla nel registro degli indagati. Chissà quante volte saremmo dovuti tornare a Girona, conclusi con rassegnazione. Mi dedicai a un primo esame del telefono della ragazza che Coronas aveva fatto recapitare sulla mia scrivania. C'erano molte chiamate e messaggi insignificanti da parte di amici e compagni di studi, maschi e femmine. Un certo Leo era tra i contatti più cercati. Presi nota di quel nome, sul quale mi proponevo di indagare più tardi. Era già in anticamera il nuovo protagonista dei nostri interrogatori, il conducente del pullman su cui aveva viaggiato la ragazza. Quando lo vidi, capii che era l'antisospetto ideale. Sessantenne, piccolo e un po' sovrappeso, bonaccione e terribilmente addolorato dell'accaduto. Considerava un disonore che fosse successa una cosa simile a bordo di un mezzo sotto la sua responsabilità.
Mi mancano 7 mesi alla pensione. In 40 anni di servizio mai un incidente, mai un guasto serio, mai una discussione, neppure un ubriaco rimasto addormentato nei sedili di fondo. E adesso mi infilano un poveraccio tagliato a pezzi nel bagagliaio. Veniva voglia di consolarlo più che di farlo parlare. Alla fine tutto quello che ebbe da dirci fu scoraggiante. I biglietti non erano nominali, quindi non era possibile rintracciare i passeggeri, se non quei pochi che avevano acquistato il biglietto in stazione con la carta di credito. A bordo si accettavano solo contanti. Trovare testimoni sarebbe stato difficile. E lui non ricordava niente. Mentre venivano caricati i bagagli, non si era mosso dal posto di guida. Non ricordava neppure Marta tra i passeggeri di quella sera, anche se l'aveva vista altre volte. Faccio la stessa linea tutti i giorni, la gente sale e scende e io vendo i biglietti o li controllo, non guardo in faccia nessuno. Abbiate pazienza, è così. Era talmente dispiaciuto che decidemmo di non tormentarlo oltre. Lui stesso ci accompagnò in stazione dove cercammo di capire quanti dei viaggiatori di quella sera potevano essere individuati. Pochissimi, soltanto 3. Comunicammo in commissariato i dati delle carte di credito. Poi interrogammo i passeggeri pronti a salire sul pullman per Girona. Solo la signora era partita anche lei la sera della macabra scoperta. Non ricordava niente di strano, non aveva notato nessuno caricare o scaricare un grosso trolley dal bagagliaio. Un'intera giornata buttata via. Nei giorni successivi ripetemmo l'operazione senza ottenere nulla. Era inconcepibile. I controlli di imbarco su un aereo sono severissimi, ma su un autobus di linea chiunque potrebbe mettere una bomba in perfetta sicurezza. È terminata la prima parte.